Appassionati di classici, ben ritrovati. Oggi non un solo classico, ma addirittura due. Classical doppio. Ciao lettori, ciao lettrici e ben ritrovati sul mio canale o ben arrivati. Io sono Martina e questa è la rubrica dedicata al mondo dei classici. Oggi in particolare non vi parlerò di un unico classico come faccio di solito in questo spazio, ma di due. Due libri che ho letto in maniera assolutamente casuale uno di seguito all'altro e mentre li leggevo mi sono accorta che c'erano degli aspetti comuni fra questi due titoli, aspetti che non mi sarei mai potuta immaginare perché sono due libri scritti in due posti completamente diversi, da due autori che difficilmente possono essere associati l'uno all'altro e che eppure in maniera quasi imprevedibile appunto hanno tantissimi punti di contatto. E i due libri sono questi: Un bellissimo novembre di Ercole Patti e Gli uccelli di Tarjei Vesas. Cominciamo a parlare del primo, appunto, Un bellissimo novembre di Ercole Patti. Io avevo letto questo romanzo tanti anni fa durante il periodo universitario e poi mi sono ritrovata a prenderlo fra le mani mentre mi stavo dedicando alla realizzazione dei video sugli scrittori siciliani che trovate su questo canale se non li avete visti e vi interessa l'argomento. Bene, siccome volevo parlare di Ercole Patti, mi sono andata a rivedere un pochino i suoi titoli più famosi. Questo è sicuramente il più famoso. Nel momento in cui me lo sono ritrovato fra le mani, ho avuto voglia di rileggerlo. È una lettura che si fa in pochissimo tempo, perché è un romanzo che si legge in un paio d'ore, sono un centinaio di pagine, non di più. E però ha diversi punti molto molto interessanti che saltano subito all'occhio. Il protagonista di questa storia si chiama Nino, è un ragazzo di 17 anni che vive nella Catania Bene del 1925. La storia è tutta incentrata intorno all'iniziazione alla vita adulta e in particolar modo alla vita sessuale di questo ragazzo, che avviene tramite la zia. Una zia giovane, una donna che ha poco più di 25 anni, nonostante sia già sistemata, sia sposata con un uomo decisamente più grande di lei e nella sua vita abbia imparato a cogliere il bello, il frivolo e il leggero. Nino, esattamente al contrario, invece è un ragazzo molto legato agli avvenimenti più piccoli, agli avvenimenti minimi, è un ragazzo in piena esplosione ormonale, per cui quello che per la zia è un gioco di seduzione, un passatempo, per lui diventa progressivamente una vera e propria ossessione. La zia inizia questo gioco di seduzione a marzo a Catania durante una serata a casa di alcuni parenti, cui lei con fare apparentemente innocente si va a sedere sulle ginocchia di questo nipote. Lui non capisce se si sta immaginando qualcosa o se effettivamente la zia sta tentando un approccio e la cosa cade lì così come è nata. Qualche mese dopo però si rincontrano e si rincontrano per un periodo decisamente più lungo, perché come si usava una volta nelle famiglie della società Bene, c'erano le case di villeggiatura e nei mesi della tarda estate, primo autunno, si andava a fare la villeggiatura, quindi si andava a fare la vendemmia. Tutta la famiglia di Nino si trasferisce da Catania in un paese dell'Etneo proprio per andare a fare la vendemmia e durante questi mesi sta a stretto contatto con la zia. Questa donna va a stare in questa casa insieme a tutti gli altri e in una specie di gioco erotico nemmeno troppo velato arriva appunto a sedurre e a mettere in atto un atto fisico con questo nipote. Per lei è appunto un gioco, per lui invece diventa un'ossessione. Lui si fissa con questa zia, richiede l'esclusività di questo rapporto, comincia a essere geloso, geloso dello zio che in realtà sarebbe il legittimo marito, ma anche degli altri uomini con cui questa donna evidentemente continua ad avere delle relazioni, dei contatti, cioè è palese che lei abbia scelto questo modo di vivere molto leggero, se non dà peso alle relazioni, le vive in maniera edonistica, proprio nel senso del piacere più puro del termine, mentre lui invece vorrebbe creare questa specie di nido romantico che ovviamente non è possibile. All'interno del libro ci sono una serie di elementi anche paesaggistici che richiamano proprio alla seduzione, all'erotismo, questa vendemmia, questo vino, questo colore rosso, questo odore che si infiltra nelle narici dei personaggi e sembra essere quasi la colonna
aromatica invece di essere sonora di questo connubio, che appunto per Nino diventa l'iniziazione alla vita adulta, ma anche al tempo stesso la consapevolezza di non riuscire a superare una certa fase, non riuscire a diventare più grande di quello a cui vorrebbe ambire. In questo libro, fra l'altro, ci sono alcuni passaggi in cui viene descritta la Catania del 1925 in una maniera che è veramente brillante. Vi leggo un passaggio di una delle ultime pagine proprio per entrare dentro questa descrizione. In quelle ore le strade di Catania erano semivuote perché molta gente era ancora in villeggiatura e quelli rimasti in città si erano ritirati in casa. La via Etnea calava dal borgo quasi deserta. Passava davanti alla Villa Bellini lungo la grande cancellata dietro la quale fiorivano grasse magnolie, davanti alla statua di Garibaldi che, avvolto nel suo mantello di bronzo caldo di sole, guardava verso Piazza Duomo e gli archi della Marina. Pochissima gente ai tavoli dei caffè. Sembra quasi di starci dentro Catania d'estate, la Catania immersa nella canicola, con le strade roventi, sembrano quasi fumare su dall'asfalto queste strade e si incontra davvero pochissima gente perché il caldo ti impedisce anche di pensare. Ed è in questa Catania afosa che ritornano questi personaggi, ritornano per un breve momento per poi recarsi nuovamente in campagna. I punti in comune con gli uccelli li vediamo subito dopo perché sono dei punti che arrivano mano a mano. Gli uccelli di Vesas è un romanzo che, appunto, vi dico, mi ha sorpreso per gli aspetti che ha in comune con Un bellissimo novembre di Ercole Patti. Prima di tutto, di che cosa si tratta? È un classico della letteratura nordica, pubblicato negli anni 50, e molto, molto rivoluzionario come tema, perché il protagonista di questa storia è un giovane, un ragazzo, in questo caso più grande di Nino, lui ha 37 anni, ma per certi versi è più piccolo di Nino, perché ha una disabilità cognitiva. Lui è un eterno bambino che non è mai riuscito a diventare grande. Vive in questa casetta nel bosco di fronte al lago insieme alla sorella Ege, quarantenne, che si deve prendere cura di lui. Non gli è mai stato insegnato a lavorare veramente né a prendere alcuna cosa sul serio. È stato sempre considerato da tutti l'idiota. Lui stesso è consapevole del fatto di essere un idiota, si autodefinisce così e invidia quelle tre cose che negli altri permettono di raggiungere la felicità, cioè la bellezza, l'intelligenza e la forza. Immagina questi uomini forti e virili che riescono a strappare le camicie solo con la forza delle loro braccia, sembra quasi di guardare la copertina di un Harmony nella sua testa. Ma lui ha questa visione del mondo e si convince che l'unica maniera per poter effettivamente entrare in relazione con gli altri e soprattutto, cosa che lui desidera più di ogni cosa, avere una relazione sentimentale con una donna, sia necessario possedere queste tre grandi virtù, che sono le tre grandi virtù che gli mancano. Mattis ha un grande desiderio di intimità fisica, lo vediamo in diversi passaggi. All'inizio la sorella lo manda vicino in un campo di contadini perché possa fare qualcosa durante la giornata. Non è mai stato abituato a lavorare veramente, quindi lo manda lì semplicemente per toglierselo di torno per un po' di tempo, lo capiamo. E mentre lui è in questo campo, si sta dedicando così molto sommativamente alla sarchiatura, vede questi due giovani, una ragazza e un ragazzo, che lavorano nel campo e nel frattempo scherzano, giocano, si prendono a pizzichi, sono due innamorati. Ed è evidente il suo senso di disagio, il suo senso di tristezza, di invidia per questa coppia che ha tutto quello che lui non ha. Un giorno va con la sua barca per il lago e ad un certo punto rimane su un'isolotta perché la barca comincia a prendere acqua. Lui si ferma lì, si sdraia su quest'isoletta aspettando che qualcuno prima o poi lo venga a recuperare. E si presentano due ragazze che ridono, si divertono, non lo conoscono, vengono da un altro paese, loro non sanno che lui è l'idiota, quindi non sanno che idea di lui hanno tutte le persone del posto dove sono arrivate. E lui capisce che questa è la sua grande occasione, ne può approfittare, può giocare ad essere qualcuno che non è mai stato. Si inventa addirittura un nome falso, le conduce remando fino al molo.
facendo in modo da arrivare esattamente nel momento in cui c'è più gente possibile, perché tutti possano vederlo, tutti possano vedere lui, proprio lui, Mattis, che è riuscito ad accompagnare non una, bensì due donne addirittura al molo. Questo suo desiderio di coppia, di avere una completezza, non si può realizzare, lui lo sa, e noi lettori partecipiamo della sua solitudine. Questo è uno degli aspetti più interessanti. Consideriamo sempre che è un romanzo degli anni 50, dove il protagonista è un antieroe, un personaggio disabile che desidera una completezza di coppia che non può avere. Alter rispetto a questo personaggio è la figura della sorella. Tanto Mattis si muove lentamente, trascorre queste giornate una uguale all'altra, in questo tempo sospeso che sembra non finire mai. Altrettanto rapida e veloce invece la sorella Ege. L'autore mostra le sue mani che lavorano a maglia, frenetiche, che formicolano, brulicano sempre più rapide. Noi capiamo che lei deve lavorare per sostentare il fratello, per sostenere il fratello, perché è l'unica forma di mantenimento della famiglia, visto che lui non è che non abbia le capacità, ma non è mai stato educato a farlo, perché è stato etichettato come colui che non può lavorare, perché è diverso rispetto alle altre persone. Lei invece deve compensare in qualche maniera. La particolarità di Mattis è il fatto che lui riesce a vedere nel mondo, in particolar modo nella natura, una serie di elementi e di riferimenti che per lui diventano simboli di interpretazione del mondo. È come se riuscisse a capire il mondo attraverso questi segni nascosti negli alberi o nel comportamento degli uccelli. E in questi simboli lui rivede la propria storia, la storia di se stesso e della propria famiglia, li comincia a leggere come dei presagi. Che cosa hanno in comune questi due romanzi? Da questo punto in poi io vi dirò una serie di dettagli che conducono fino al finale, quindi ci saranno evidentemente degli spoiler, perciò se non li volete sentire e preferite affrontare eventualmente la lettura di questi testi in maniera del tutto spontanea, io vi consiglio di fermarvi qui e poi magari se volete vedere il seguito del video in un altro momento, altrimenti potete seguire fino alla fine. Dunque, Un bellissimo novembre, abbiamo detto che è un romanzo che ha per protagonista un ragazzo in crescita, un ragazzo che viene formato alla vita adulta attraverso un incontro erotico, ma contemporaneamente questo ragazzo viene educato verso un fallimento che ci viene anticipato da una serie di elementi, che sono elementi naturali, sono degli elementi simbolici e molto spesso sono associati proprio alla vita degli uccelli. C'è una serie di eventi, di momenti in cui questo ragazzo va in campagna insieme allo zio, va in campagna insieme all'altro amante della zia e segue le loro battute di caccia. Lui non caccia, guarda gli uomini che lo fanno, vede questi uccelli precipitare. Gli uccelli che precipitano, gli uccelli che vengono abbattuti sono chiaramente un presagio di morte. Un lettore un po' più attento comincia a capire che la storia non finirà bene, non si concluderà bene. E infatti che cosa succede? Ad un certo punto Nino vede la zia insieme all'altro amante, all'altro uomo, l'adulto, quello che lui aveva sospettato di essere il vero amante e del quale si era profondamente invidiato, aveva sentito la propria dimensione del puer, si era sentito così giovane, così incapace di competere con l'uomo adulto, e subisce quello che è definibile come una vera e propria castrazione, perché capisce di non essere all'altezza effettiva della zia. Lui può essere soltanto il passatempo, può essere soltanto il capriccio, ma non il vero uomo. Lui non è destinato a essere adulto. Tutti i presagi presenti all'interno del testo, tutte le premonizioni, gli indizi ci fanno capire dove andrà a parare e dove va a parare Nino. Alla fine del romanzo Nino si butta giù dalla vallata come se si stesse tuffando in acqua. Questo è un elemento che mi ha fatto veramente incuriosire e poi mi ha colpito tantissimo quando ho letto Gli uccelli, perché lui si tuffa in questa valle, in realtà non arriva chiaramente a toccare l'acqua perché acqua non ce n'è, sbatte la testa e rimane lì morto. E vi leggo le ultimissime parole del libro proprio per fare poi il paragone con Gli uccelli. Dopo essersi buttato da questa valle dentro quella che doveva sembrare una grande piscina o un grande lago, lui rimane lì
con sullo zigomo una chiazza rossa, che è lo stesso rosso del vino, però prima il vino era Eros, adesso il vino è diventato sangue, è diventato Thanatos. Dalla campagna immersa nell'autunno giungevano le schioppettate dei cacciatori che sparavano alle calandre. Era il 15 novembre del 1925. L'ultima cosa che si sente è l'eco di questi cacciatori che sparano agli uccelli. Gli uccelli morti che già prima erano il presagio, erano il presentimento di quella fine dell'innocente, del puer, che è destinato a rimanere lì. E allora andiamo agli uccelli, perché le somiglianze sono veramente, veramente notevoli. Dicevo che il protagonista, quindi Mattis, vede nel mondo della natura una serie di presagi. Lui vede negli alberi squarciati dai lampi o negli uccelli che vengono abbattuti dai cacciatori come dei presentimenti di avvenimenti nefasti che porteranno ad una rottura dell'equilibrio della sua famiglia. Non sa ancora se questi uccelli caduti rappresentano lui o rappresentano la sorella, ma sa che qualcosa sta per avvenire. E che cosa avviene? Ad un certo punto si presenta un terzo personaggio, una figura maschile, un boscaiolo che si è recato in quella zona assolutamente per caso e che proprio Mattis porta a casa dalla sorella, lo porta perché possa essere ospitato da loro. Nel momento in cui questo boscaiolo arriva a casa, immediatamente noi vediamo una trasformazione nel personaggio di Ege, che avevamo capito prima essere una figura frustrata, una donna che avrebbe voluto una propria famiglia, una propria autonomia, e invece dopo la dipartita dei genitori si è dovuta a suo malgrado accollare questo fratello, accettando di vivere una vita in realtà venduta per lui, per poterlo mantenere senza realizzare i suoi sogni. L'arrivo di questo boscaiolo per lei è la svolta, subisce un cambiamento repentino, le mani non si muovono più così rapidamente per lavorare a maglia come aveva fatto prima, ma si muovono rapidamente per preparare delle cose buone da mangiare o addirittura per farsi bella. E come è evidente che possa succedere, fra queste due persone scatta qualcosa. Comunque Mattis capisce che il proprio equilibrio domestico con la sorella è stato sbilanciato perché appunto Ege inizia una relazione con questo boscaiolo. Mattis capisce di essere diventato lui il terzo incomodo, di non essere più la persona giusta e di non essere più idoneo a stare là dentro. Anche lui, esattamente come succede a Nino in Un bellissimo novembre, capisce davvero di non poter essere un uomo adulto, di non poter raggiungere quel desiderio di connubio intimo con una figura femminile nel momento in cui si trova a scontrarsi con l'uomo vero, l'uomo adulto, l'uomo virile, l'uomo forte, l'uomo che ha quelle tre caratteristiche, forza, bellezza, intelligenza, che a lui mancano. Ed è esattamente da questo scontro che si rende conto che non può più essere quello che ambisce o che magari immagina di poter diventare, non lo può mai essere. E allora che cosa fa? Si mette in testa di tagliare con questa sua vita, di andarsene, progetta tutto, prende la barca, quella che perdeva, e se ne va al largo, se ne va sul lago. Lui non sa nuotare e ad un certo punto, arrivato al centro di questo lago, la barca comincia a prendere acqua e mano a mano affossa, e noi lo guardiamo impotenti mentre man mano questo suo sostegno che dovrebbe galleggiare si lascia travolgere dalle acque. E lui capisce, non capisce quello che gli sta succedendo, è consapevole, non lo è. Non sapremo mai effettivamente quello che gli è capitato, se qualcuno lo andrà a recuperare e si salverà. È più probabile pensare probabilmente che affonderà e che la tragedia si consumi così come è stata annunciata da tutti quei presagi, evidenti soprattutto nella morte di questi uccelli in cui lui si identifica tantissimo e che somigliano molto ai presagi di Ercole Patti, ai presagi di Nino, questi uccelli che venivano abbattuti, anche in questo caso sono il simbolo di una purezza, di una apparente possibile libertà che viene però stramazzata al suolo. E anche il finale di questo libro, in questo caso, mi ha toccato per la coincidenza che c'è con il libro di Ercole Patti, perché alla fine lui ci dice: sul lago deserto fu come il grido di un uccello sconosciuto. Se era piccolo o grande l'uccello, non si sentì. Avevamo lasciato Nino morto, stramazzato a terra con questa macchia di sangue sullo zigomo e l'eco delle calandre alle quali arrivavano le schioppettate. Lasciamo Mattis al centro di questo lago mentre sta progressivamente affondando sulla sua barchetta e nel frattempo
si sente un grido e non si capisce se questo uccello che l'ha emesso sia grande, sia piccolo, se esista veramente o se sia solo dentro la testa di Mattis. Nino si è buttato in questa valle immaginando di toccare l'acqua. Mattis si butta veramente nell'acqua, o meglio, aspetta che l'acqua lo raccolga, perché lui effettivamente non sa compiere una scelta. Fa in modo che sarà il caso a decretare quale deve essere la fine di un vinto, quello che non è in grado di possedere le tre grandi virtù che gli possono concedere la felicità, la gioia, il benessere. Io sono rimasta colpita davvero leggendoli e volevo lasciare sul canale un approfondimento, un pochino condividendomi le mie impressioni, perché sono state entrambe letture molto toccanti. Rifarle in questo contesto inaspettato, ritrovarmeli uno dietro l'altro e notare tutti questi elementi in comune mi ha davvero colpita, e rimango sempre dell'opinione che ci siano ancora tanti libri del passato che hanno moltissime cose da insegnarci, tanti classici che sono veramente rappresentativi non soltanto di un'epoca, ma in generale della condizione umana, in questo caso del senso di inettitudine, di incapacità di dimostrarsi adulti, consapevolezza di non avere quei requisiti per poter essere adulti così come gli altri vogliono che noi siamo. E in questo caso sono contenta appunto di aver ripreso un testo, di averne conosciuto un altro, e ve li raccomando tantissimo entrambi. Un bellissimo novembre di Ercole Patti e Gli uccelli di Tarei Desas. Io vi ringrazio come sempre per essere stati qui con me a parlare di libri e noi ci vediamo presto con un prossimo video sul canale. Ciao!